Ma guarda, nulla di particolare, io penso che Federico sia un giocatore, tutti si diceva che non poteva fare l'attaccante, no? Che è un giocatore solo un esterno, è limitativo per lui, è limitativo per la sua crescita, per la sua carriera, parlare solo di un esterno, perché quando un ragazzo ha velocità, ha uno contro uno, ha tiro in porta, è bravo a crearti la superiorità numerica. Non è vero che spostarlo 30 metri più avanti può essere negativo, perché poi queste sue abilità le puoi portare più vicino alla porta e può essere ancora più determinante, soprattutto anche in fase di realizzativa. Chiaro, se gioca esterno non potrà fare mai 15 gol, 20 gol al campionato, perché si allontanerebbe dalla porta, ma tenendolo un po' più di vicino, in questo senso ho fatto poi il discorso che avevo fatto con Dybala. Tutti dicevano che era un esterno da 4-2-3-1, chi diceva che doveva giocare trequartista. Per quanto mi riguardava, è un attaccante, una punta, fece tanti gol, ha fatto tanti gol e questa è stata la sua fortuna perché è esploso in questo ruolo e ha fatto la sua carriera. Nello stesso tempo Federico può ritagliarsi uno spazio anche in quella posizione di campo da seconda punta e stiamo lavorando perché possa avere migliori movimenti di attacco alla porta, come devono avere tutti i ragazzi giovani che ovviamente cambiano un po' la loro posizione in campo, però mi sembra che teniamo presente che con l'Atalanta in Coppa Italia non ha giocato perché l'ho fatto rifiatare, con la Spal stava recuperando dall'infortunio, ha fatto 60 minuti, poi è uscito. Se consideriamo le partite, io ho fatto 7 partite più 2, no? Più 2 di Coppa Italia, 9, lui in 2 partite praticamente una e mezza non c'è stato, in 6 partite ha fatto 4 gol e poteva farne altri 3, almeno 3 o 4, ma non perché magari abbiamo avuto il modo nell'azione di poterlo servire. E non l'abbiamo visto, e lui era da solo, e quindi mi ricordo con l'Atalanta Dusan era entrato, ha calciato col destro, se l'appoggia Federico era solo dentro l'arietta, quasi dentro l'area di rigore, poteva calciare con il portiere. A Bologna ricordo Dalbert che è arrivato lì, e magari se gliela tocca è davanti al portiere ancora, è arrivato lì stesso davanti alla porta in diverse occasioni, con la spalla dall'arietta piccola, ha tirato alto, a Bologna è arrivato a tu per tu col portiere. Quindi non dico una cosa strana se dico che poteva avere 2 o 3 gol in più, insomma, tutti, ma facili. E quindi in questo senso dobbiamo solo insistere, lavorare. Un giocatore, un ragazzo che quando ha in mano un giocatore che ha queste qualità caratteristiche, mi devo aspettare anche che possa andare a essere determinante anche in fase realizzativa per alzare il numero dei gol, quindi della squadra. E lui ha nel suo bagaglio questa tattica individuale importante per poter andare a interpretare sia una cosa che l'altra con efficacia e anche in fase realizzativa. Senta,